Scuse pronunciate col cuore, o almeno così le ha definite Boris Johnson, che alla Camera dei Comuni ha dovuto di nuovo render conto dell'ormai famigerata festa del maggio 2020. Il Regno Unito era in pieno lockdown, il Premier venne fotografato con moglie e diversi membri dell'esecutivo a pasteggiare amabilmente a vino e formaggi. Una riunione di staff, si giustificò il Premier, che martedì è stato però sbugiardato da una mail interna nella quale l'invito veniva esteso a ben 100 persone. Signor Presidente, voglio scusarmi, ho imparato abbastanza per sapere che ci sono state cose che semplicemente non avevamo capito bene e devo assumermene la responsabilità. Johnson ha però insistito sul fatto che la sua veranda di casa fosse da considerare un'estensione del suo ufficio, scoprendo se possibile ancora di più il fianco, perché sull'invito si parlava apertamente di un'occasione per rilassarsi e bere qualcosa. Per questo l'opposizione ha definito senza valore le scuse. Ed eccoci qui, dopo mesi di falsità e inganni, al patetico spettacolo di un uomo al capolinea. Avrà ora la decenza di dimettersi, ha detto il laburista Starmer. Alle dimissioni, invocate a gran voce, Johnson non ha mai fatto accenno, dicendosi in attesa dei risultati di un'inchiesta indipendente. Ma le difficoltà non finiscono qui, con la sentenza dell'Alta Corte che ha appena giudicato illegali gli appalti da centinaia di milioni di sterline assegnati tramite corsia preferenziale a due aziende per la fornitura di mascherine e dispositivi di protezione.